La sicurezza nei luoghi di lavoro torna di attualità dopo il tragico incidente avvenuto nei giorni scorsi in una fabbrica di Gallo di Petriano. Ieri a Pesaro si è svolto un tavolo di confronto nel quale è emerso che presto verrà modificato il protocollo del 2020 e al lavoro ci sarà un tavolo operativo. Ad annunciare la novità il prefetto di Pesaro e Urbino, la dottoressa Emanuela Saveria Greco. Ci saranno diverse traiettorie che seguiremo, andremo a modificare un accordo che è stato sottoscritto nel 2020, che chiaramente adesso è un po' datato, ci sarà un tavolo operativo composto da rappresentanti sia della parte datoriale, Confindustria, sia sindacale, sia dell'Ispettorato del Lavoro e degli altri enti, che modificheranno, proporranno delle modifiche a quel protocollo. Dopodiché ci sarà una nuova riunione, ma tutto questo a giugno, non andiamo molto lontano. Una nuova riunione dove cerchiamo di definire tutte quelle che possono essere le modifiche nell'intento di migliorare le condizioni dei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa. All'incontro presenti sindacati, associazioni di categoria delle imprese e istituzioni. Il tavolo di confronto arriva dopo l'incidente avvenuto in una fabbrica di Petriano, nel quale ha perso la vita Simone Mezzolani, un giovane operaio 33enne. Sulla vicenda indaga la procura di Urbino, che ha aperto un fascicolo e ipotizza il reato di omicidio colposo. Ieri in prefettura, tra le questioni trattate, anche la necessità di inserire la giusta formazione e informazione per gli operai che ogni giorno operano nelle fabbriche. Il tavolo è stato un tavolo richiesto dai sindacati CGIL e CISL e GUIL, che abbiamo assolutamente convocato anche molto velocemente. Erano presenti tutte le parti opportune e necessarie per addivenire poi ad un patto, a un protocollo, alla sottoscrizione comunque di un atto pattizio che possa essere rivolto al miglioramento della situazione, della conoscenza, dell'informazione, della sicurezza nei luoghi di lavoro, perché molte volte il problema è anche proprio di formazione o di informazione che manca.